telespettatori di Fano TV, grazie per essere qui con noi. Per lo speciale di oggi ci troviamo a Mondavio per la festa delle bandiere arancioni delle Marche, bandiere che vengono assegnate dal Touring Club alle località che godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio e che offrono al turista un'accoglienza di qualità. Siamo nel suggestivo centro storico di Mondavio, esattamente al chiostro francescano, e proprio qui davanti a Piazza Matteotti si svolgerà l'accoglienza animata in costume del gruppo storico di Mondavio, dove ancelle e figuranti riceveranno i sindaci e i referenti dei comuni arancioni marchigiani. Ricco il programma della giornata, a seguire la cerimonia delle bandiere arancioni, poi ci sarà un aperitivo arancione ai giardini Leopardi e per concludere la serata, sempre al chiostro francescano, il concerto Melodic Living Ensemble. Assessore, ci racconti questa giornata? Sì, è una giornata di festa, la festa delle bandiere arancioni delle Marche, che quest'anno, essendo il ventennale del riconoscimento di Mondavio, lo ospitiamo proprio nel nostro comune. Dal 2003 il comune di Mondavio ha questo riconoscimento importante da un punto di vista turistico, di accoglienza del turista che viene appunto nel nostro territorio. Molto importante anche dal punto di vista ambientalista, perché mi raccontavate che bisogna rispettare delle regole ambientali, giusto? Certo, sono dei requisiti che devono essere confermati, quindi non è soltanto un primo riconoscimento, ma nel corso dei 20 anni c'è stato un continuo mantenimento appunto di questa certificazione. E questa è una festa che oggi raccoglie 25 comuni più 2 nuovi comuni che proprio oggi verranno certificati e quindi verranno accolti nel nostro gruppo marchigiano, quindi il comune di San Severino Marche e il comune di Frontone. Si svilupperà all'interno del chiostro francescano, quindi in questo bellissimo spazio che abbiamo, e sarà una festa per tutto il pomeriggio e si svilupperà poi anche alle 21 con appunto il concerto del coro Colombati di Pergola. Questa sarà una serata che verrà presentata anche d'estate? Sarà uno degli appuntamenti estivi, perché poi la stagione estiva appunto nel mese di luglio e agosto prevederà vari concerti, varie attività che si svilupperanno sia all'interno del chiostro francescano dove siamo adesso, sia nella piazza della Rovere che da sempre presenta e ospita dei concerti più importanti. Avremo anche il 20 luglio un concerto di Bob Malone, che è un musicista importante americano che ha lavorato anche con Bruce Springsteen, con i Creedence, quindi un importante appuntamento, e anche altri appuntamenti per i bambini, per le famiglie. Quindi qua nel chiostro ospiteremo attività appunto di clown, di teatro rivolte anche ai bambini. Quindi l'invito è quello di consultare sicuramente i canali social del nostro comune per essere aggiornati su tutti i nostri appuntamenti estivi. Qual è il sito? Allora, il sito è www.comune.mondavio.pu.it oppure la pagina Facebook del Comune di Mondavio. Un'altra domanda, ci racconti l'accoglienza animata in costume? Sì, alle 16.30 ci sarà appunto l'accoglienza del gruppo storico, che prevede nella piazza Giacomo Matteotti la rappresentazione sia di tiro con la balestra, quindi di arcieri che faranno dimostrazione di tiro alla balestra, e anche di ancelle che faranno delle danze, quindi sia danze con i nastri che una danza bellissima che viene chiamata Medusa, con appunto una rappresentazione di stoffa che rappresenta una medusa. Quindi sarà, ecco, un'accoglienza tipica del nostro gruppo storico, importante per la nostra realtà. Thank you.
sindaco, mi colpisce tantissimo il fatto che per ricevere la bandiera arancione bisogna rispettare l'ambiente. Sì, diciamo uno dei criteri che giustamente il Touring valuta nell'attribuzione delle bandiere arancioni c'è anche il rispetto giustamente dell'ambiente, della raccolta differenziata, che ovviamente rappresentano uno dei temi importanti, no, della promozione dei nostri territori, quindi essere eccellenti da un punto di vista ambientale e ovviamente anche nella bellezza dei borghi e in quella che è la loro promozione anche da un punto di vista gastronomico, paesaggistico e tanto altro. Qual è l'emozione di ricevere la bandiera arancione? Diciamo che fortunatamente da sindaco ho già ricevuto in diverse edizioni il visillo della bandiera arancione. Mondavio è nel Touring dal 2003, quindi quest'anno eravamo particolarmente contenti come amministrazione di poter dopo 20 anni ospitare l'evento di consegna a livello regionale, quindi per questo ringrazio tutti i borghi che fanno parte dell'associazione a livello regionale. Una bandiera arancione che è molto importante anche per attirare turismo, visto che l'accoglienza turistica di qualità è una caratteristica. Sì, diciamo che è un riconoscimento importante che non, come dire, che dà delle eccellenze, no? Fortunatamente di alcuni borghi sul nostro territorio provinciale e regionale e ovviamente lo vediamo, l'abbiamo visto in questi anni con le tante iniziative che poi il Touring organizza nel corso dell'anno, come la pubblicità e nell'essere in questa associazione porti visitatori, porti turisti che ovviamente visitano la nostra rocca, si fermano a mangiare nei nostri ristoranti e visitano, diciamo, anche il territorio circostante. Un ricco programma che vede stasera anche il Melodic Living Ensemble, un concerto. Sì, una cerimonia, diciamo, a tutto tondo, parte ovviamente non poteva che partire con l'accoglienza del nostro gruppo storico, poi una cerimonia qui al chiostro, la presenza del Presidente della Regione e di tutti i comuni che riceveranno la bandiera, per poi terminare con un aperitivo al giardino. Aperitivo arancione. Ovviamente tutto in tema arancione e poi una serata che terminerà nuovamente qui nel chiostro con un concerto musicale. Raccontiamo ai nostri telespettatori, ai comuni che volessero candidarsi, come fare. Ma i comuni che vogliono candidarsi ad ottenere la bandiera arancione ovviamente devono fare una candidatura al Touring Club, diciamo c'è tutto un formulario da presentare, poi c'è una commissione di valutazione. Quello che mi fa particolarmente piacere in questa edizione di consegna della bandiera è che ospiteremo qui a Mondavio un altro borgo, sono due borghi della regione che ottengono per la prima volta la bandiera nel 2023, ed è il comune di Frontone e il comune di San Severino Mar, che sono particolarmente contento ovviamente in un'ottica provinciale del comune di Frontone, perché anche dopo quanto successo a settembre scorso con l'alluvione è sicuramente una realtà che necessita di avere anche questa promozione per cercare di valorizzare sempre più e recuperare, diciamo, quanto successo sul proprio territorio comunale, per cui ben vengano anche queste nuove adesioni. Un'ultima domanda, insisto sull'importanza del rispetto dell'ambiente, quindi anche un invito, diciamo, una sensibilizzazione a rispettare l'ambiente. Ma questo sicuramente, spesso e volentieri noi abbiamo festeggiato quest'anno il 4 giugno la prima edizione della Festa dell'Ambiente qui a Mondavio, abbiamo fatto tutta un'iniziativa con un convegno e poi tutta una serie di attività ludiche per i bambini. Quindi proprio sul sensibilizzare a 360 gradi la popolazione al tema ambientale. Devo dire che su questo i piccoli borghi sono anche più attenti, perché poi si è a contatto più facilmente con la propria popolazione, quindi c'è un ascolto maggiore e devo dire che oggi sta crescendo la sensibilità ambientale dei nostri concittadini.
Emozionato a presentare un evento così importante? Che bella domanda! Sì, siamo sempre emozionati, diciamolo. Nonostante siano tanti anni che presentiamo le bandiere arancioni, che è un momento molto bello perché gratifica il lavoro delle amministrazioni comunali, che certifica la grande qualità della nostra regione, perché in fondo abbiamo 183 km di spiaggia che tutti ci riconoscono e molte regioni ci invidiano, ma abbiamo altrettanti posti straordinari all'interno della nostra regione che meritano di essere in qualche modo visitati. La bandiera arancione, che è un riconoscimento molto particolare, perché al di là delle bellezze architettoniche, all'enogastronomia, premia soprattutto l'ospitalità, e questo che credo che sia un segno distintivo, anche perché noi abbiamo quasi 30 bandiere arancioni, crescono di anno in anno, abbiamo due new entry quest'anno, quindi siamo molto contenti, io lo dico da marchigiano, siamo molto contenti, insomma, di mostrarci al pubblico anche grazie a voi con queste bellissime e meravigliose eccellenze. Promuovete questo evento? Allora, come Fondazione Marche Cultura, una fondazione in house providing della Regione Marche, ci occupiamo della valorizzazione e della promozione del patrimonio turistico e culturale della Regione Marche. Questo evento lo promuoviamo attraverso la produzione di contenuti digital e social che pubblicheremo sui canali social di promozione turistica, Marche Tourism, e sui canali social di promozione culturale, Fondazione Marche Cultura, sul sito di Fondazione Marche Cultura e sul blog ufficiale del turismo della Regione Marche, www.destinazionemarche.it. Presidente, l'importanza di una giornata come questa anche per l'ambiente, perché sappiamo che per avere la bandiera arancione ci vogliono dei requisiti ambientali. Sì, è importante perché è una certificazione che qualifica il territorio, l'ambiente, la sostenibilità e soprattutto dà storia, identità e tradizione alla nostra regione. L'emozione di essere qui in questa giornata. Sì, è sempre molto emozionante perché si vivono queste realtà bellissime dei nostri borghi storici e delle nostre comunità che sono in grado di tenere alte le autenticità che rappresentano una unicità del nostro territorio e che devono diventare un valore a livello turistico, a livello commerciale, ma anche e soprattutto a livello comunitario. Anche perché appunto a livello turistico si tratta di dare un'accoglienza eccellente, quindi fondamentale appunto per il turismo. Il turismo, soprattutto nella sua fase della destagionalizzazione, può trovare con questo patrimonio di cui noi disponiamo un valore aggiunto, può trovare assolutamente una spinta importante e fondamentale. Ringraziare e dare un piccolo attestato di stima al lavoro di chi ci ha preceduto, no? Quindi si ricordano sempre delle amministrazioni sindaci. Noi oggi volevamo ricordare tre assessori che hanno lavorato, perché poi le iniziative della bandiera arancione, gli incontri sono tanti, spesso e volentieri noi sindaci li deleghiamo ai nostri assessori, quindi volevamo partire dal primo assessore, Zenobi, non a caso siamo parenti, Giordano, che nel 2003 con l'amministrazione Dominici ha lavorato e ha ottenuto il primo riconoscimento. Quindi Giordano, Ale, vieni qua.
Vieni che facciamo la foto, ma io direi anche di chiamare, già che ci siamo, Mirko, sì, anche Angelo Frattini e Annunziata Morico. Angelo Frattini, tutti molto. Ecco, ma è una sorpresa. E noi facciamo una foto unica commemorativa. Però è un gesto molto bello, devo va sottolineato. Quando venga pure il membro. Che poi è un lavoro che si tramanda di amministrazione in amministrazione. Da parente in parente, direi che è più corretto. Siamo con la responsabile nazionale del Touring Club che assegna queste bandiere arancioni. Ci racconti l'origine di questa iniziativa? Questa iniziativa nasce 25 anni fa, fu la prima dedicata proprio a questi piccoli centri dell'entroterra italiano. Touring allora capì l'opportunità che il turismo poteva rappresentare per queste piccole località e soprattutto il potenziale che questi piccoli centri avevano in termini di risorse, di attrattori storico-culturali, paesaggistico, ambientali. E quindi decise di, insieme in accompagnamento con una regione, all'allora assessore al turismo di Regione Ligure, ci diede uno stimolo iniziale proprio per valorizzare un'entroterra che ormai era quasi a rischio spopolamento. Noi lo cogliemmo e sviluppammo proprio un modello d'analisi e un'iniziativa nazionale per certificare i piccoli centri eccellenti dell'entroterra italiano. Che devono avere delle caratteristiche, quali sono? Allora, i criteri da rispettare sono moltissimi, sono circa 250 e proprio rappresentano tutta l'esperienza di viaggio, dal sistema d'accoglienza alla fruibilità delle risorse, degli attrattori, ma anche la gestione ambientale. Per noi questo è molto importante perché parlare 25 anni fa di sostenibilità ambientale, soprattutto se collegata ai piccoli centri, fu molto innovativo. Oggi fortunatamente è un concetto molto più diffuso, ma per noi era proprio una riflessione imprescindibile. Per avere uno sviluppo turistico di questi luoghi necessariamente sentivamo la necessità di analizzare dei criteri di tipo ambientale, perché questi territori in particolare hanno molte fragilità. Siamo molto felici di festeggiare innanzitutto questi 27 comuni bandiera arancione delle Marche, che rappresentano veramente un entroterra eccellente in grado di offrire un'accoglienza speciale al visitatore. Noi siamo ulteriormente contenti perché festeggiamo anche i nostri 25 anni, quindi è veramente un momento celebrativo importante e soprattutto di grande entusiasmo, e che secondo noi deve coinvolgere soprattutto i cittadini di questi borghi, perché sono quelli che fanno veramente la differenza, perché il calore dell'accoglienza viene in primis da loro, che si prendono cura di questi piccoli tesori d'Italia. Un grandissimo risultato per le Marche, perché i comuni che hanno ricevuto la bandiera arancione sono tantissimi. Le Marche dimostrano molta sensibilità rispetto ai temi che la nostra iniziativa, che il Touring Club italiano, vuole veicolare nel nostro paese, e non è così scontato. Oltre a questo si mettono in gioco perché partecipano, presentano la candidatura, rischiando anche, perché comunque l'analisi è veramente molto rigorosa, non è così scontato raggiungere il riconoscimento, ma soprattutto se non, magari non lo ricevono in un primo momento, riescono comunque a apportare dei miglioramenti sul territorio e per poi riprovarci e magari in un secondo momento arrivare a raggiungere questo marchio di qualità.